921 giovani partecipanti, 104 squadre, 42 tutor, 75 realtà ospitanti, 1.222 buoni fatica, 21.580 ore di impegno. Sono solo alcuni dei numeri dell'edizione 2024 del progetto Ci sto a fare fatica, che ha coinvolto ben 16 comuni del Bassanese. A Romano Dezzelino, giornata conclusiva dell'ambizioso progetto mirato a coinvolgere la fascia giovanile in un ampio processo di partecipazione sociale. Questo testimonia una collaborazione ormai pluriannale tra i comuni del Bassanese a favore della popolazione giovane, dei giovani in generale, quindi una cosa estremamente positiva, perché la collaborazione tra comuni può dare tanto al territorio, può dare tanto ai cittadini. Quindi ben vengano queste iniziative e anche per il futuro ci auguriamo che questa collaborazione continui ad esserci. Importante il contributo dei singoli comuni e degli sponsor che hanno supportato questa iniziativa, permettendo di consegnare ai partecipanti buoni fatica, un lavoro di rete a 360 gradi e tanto l'entusiasmo dei protagonisti. Come commenteresti questa esperienza? Beh, è stata un'esperienza positiva, perché ho visto dei ragazzi giovani che spesso vengono denigrati, che non hanno voglia di fare, non hanno voglia di mettersi in gioco, e invece devo dire che la squadra che ho seguito io sono stati tutti quanti bravissimi, si sono dati tutti quanti da fare, e devo dire che ho visto dei ragazzi invece che si sono messi in gioco e si sono impegnati anche molto. Un'esperienza da consigliare? Sicuramente sì, sia come tutor ma anche per i ragazzi che appunto possono migliorare delle aree comuni del loro paese e anche fare nuove amicizie, perché ho visto che si è creato anche un bel gruppo di amici. E allora appuntamento con Ci sto a fare fatica all'estate 2025.